Ultima edizione di Stadio News 24, in studio Giovanni Mazzola. Seduta mattutina per il Palermo che è tornato in campo verso il match contro il Genova, in programma domani sera allo Stadio Marassi. Intensità e concentrazione per il rosanero che dopo i consueti esercizi di riscaldamento hanno svolto delle esercitazioni tecnico-tattiche in campo, concludendo la seduta con una partita in porzione ridotta del campo. Sinisa Andelkovic ha lavorato regolarmente coi compagni. Prosegue il programma di recupero degli infortunati in casa a Palermo. Ivailo Ciocev ha svolto una parte del lavoro col gruppo, proseguendo poi con un differenziato. Allenamento differenziato programmato per Ilia Nestorovski. Fisioterapie per Simone Lofaso in seguito ad un trauma alla coscia subito in allenamento. Riposo a causa di una sindrome influenzale per Carlo Sembalo. Cure dei fisioterapisti anche per Slobodan Rajkovic, Giancarlo Gonzalez e Leonardo Marson. Alberto Grassi è uno dei possibili rinforzi per il Palermo nel mese di gennaio. Il centrocampista di proprietà del Napoli sta trovando poco spazio all'Atalanta e cambierà maglia. Non ho sentito nessuno del Palermo, ma apprezzo molto Corini perché è bravo, ha ammesso l'agente del giocatore Mario Giuffredi. Il suo apprezzamento per Grassi fa soltanto piacere. Ilia Nestorovski è stato premiato come giocatore macedone dell'anno, un riconoscimento importante per l'attaccante rosanero, arrivato direttamente dalla federazione. Sono orgoglioso di ricevere questo premio, ha ammesso Nestorovski. Ringrazio tutti per il supporto, non mi pongo limoni e guardo sempre avanti. Adesso cercherò di confermare la stima e la fiducia datami. Continuare la rincorsa verso le prime posizioni della classifica, e questo è l'obiettivo della primavera del Palermo, reduce da 3 successi consecutivi, che non vuole più fermarsi e adesso è pronto per un'altra sfida importante. Al Pasqualino di Carini arriva il Cagliari per la penultima gara del giro d'andata al campionato di categoria. Calcio inizio alle ore 12. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.